Siamo con Fulvio Lino Di Blasio, arrivato qui da Venezia, qui a Sorrento. Per Venezia la sostenibilità ambientale è un tema particolarmente sentito, quindi qui ad Alis si parla di sostenibilità ambientale. Sì, a Venezia la sostenibilità è il tema, devo dire una declinazione che noi sicuramente daremo a tutto il nostro piano strategico operativo che faremo insomma non appena sarà costituito il comitato di gestione, ma al di là di questo ci siamo già allineati con le amministrazioni locali sia regionale che comunale, ma anche con tutto il cluster, già dando insomma un input forte in questa direzione che ha un impatto forte sulla tutto l'aspetto dell'accessibilità nautica a Venezia, su tutto l'aspetto della modalità di organizzazione del lavoro e della logistica nell'entroterra e poi sul tema ovviamente delle grandi navi, che come dire, è un tema abbastanza presidiato e caldo in questo periodo, che mette insieme sia esigenza di tutela ambientale ma anche di carattere paesaggistico, architettonico e sociale. Proprio in questi giorni, come appunto ricordava nelle sue parole, è uscito il bando per il concorso di idee per portare le navi fuori dalla laguna. Come vede il futuro? Se non sbaglio si concluderà nel 2023, vede una soluzione definitiva a quella data? Allora, il bando è stato lanciato sì il 29 di giugno e abbiamo cercato di comprimere i tempi, sembrano tanti 2 anni, ma in realtà per la tipologia di progetto che ha, come dire, una complessità tale da richiedere competenze su scala globale, sono i tempi giusti per consentire le 2 fasi del concorso di idee. La soluzione sarà mediata da un percorso che stiamo concordando con le autorità locali, prevalentemente con il governo centrale, di transizione delle grandi navi sopra un certo tonnellaggio verso Marghera, su quegli scali che dovrebbero essere, sono definiti temporanei e straordinari, per una soluzione che auspicabilmente verrà, no, dal concorso di idee. È una, come dire, un'indicazione governativa, abbiamo noi risposto alla norma, siamo fiduciosi che la specificità e l'unicità di Venezia attirino delle cordate di tutto rilievo, e se ne avremo poi la possibilità andremo quanto più possibile ad accelerare poi l'attuazione. Presidente, lei viene da Taranto, cosa si è portato dietro che sicuramente pensa che l'aiuterà nella gestione dei porti del sistema che gestisce? A Taranto è stata un'esperienza molto molto importante per me, è stata la mia prima esperienza, che io che venivo da una società di consulenza internazionale, quindi mi sono misurato con l'ambiente pubblico, sicuramente una grande capacità di lavorare in squadra tra amministrazioni e tra istituzioni, quindi l'importanza dell'ecosistema istituzionale è una cosa che mi devo portare dietro e che voglio anche mettere sul tavolo in una realtà complessa e da riaggregare come quella veneziana. E poi ovviamente il grande tema ambientale che Taranto era ed è e continuerà ad essere un tema, quindi declinare anche le strategie future sulla sostenibilità, sulla differenziazione dei traffici e anche sulla importanza della gestione di tutte le fonti rinnovabili di energia, quindi investire molto su questi aspetti.